Ora vi insegnerò ad acquistare le spezie. Quando compro le spezie, voglio il meglio. E vale sempre la pena chiedere consiglio a un esperto. Adoro tutto delle spezie. L'odore, la consistenza, il colore. Le spezie sono versatili. Un piatto semplice può essere trasformato in qualcosa di davvero delizioso. Il suo negozio offre migliaia di ingredienti aromatici. Tutto quello che ha un buon profumo. Se comprate delle spezie, prendete quelle intere. Poi potrete sempre tostarle o tritarle e rilasceranno i loro oli essenziali. Questa è la cannella ed è un ottimo esempio di spezie dolce. Quando comprate la cannella in bastoncini, dovete assicurarvi che ci siano diversi strati. Poi potete tritarla o romperne un pezzo. Anche se adesso non sa di niente, basta sfregarla fra le mani, in questo modo. E sentirete un profumo strabiliante. Se cucinate gli spaghetti al ragù, mettetene un pizzico e vedrete che risultato. Il sommacco è una spezia molto speciale. È aspro come il limone, ma ha un retrogusto salato. Lo uso dappertutto, nelle marinature e nelle insalate. Dovete provarlo almeno una volta. Un ottimo esempio di spezia amara può essere la curcuma. È una radice che cresce sottoterra, come lo zenzero. Va usata a piccole dosi. Questa quantità basta per colorare il vostro piatto di curry, di un bel giallo acceso. Attenti alle dita, perché è una spezia che tinge molto. Poi ci sono le spezie piccanti. Una spezia che appartiene a questo gruppo è la paprika ungherese. La paprika è la versione in polvere del peperone. La paprika ungherese è speciale perché è coltivata nei vigneti, tra i filari. È dolce e pungente al tempo stesso. Bergen ci ha spiegato il potere delle spezie di trasformare un piatto. Queste, invece, sono le spezie che io uso di più. Pepe nero. Non potrei vivere senza. Compratelo in grani e tritatelo al momento per un sapore più fresco. Cardamomo. Può essere verde o nero ed ha un fantastico sapore dolce. Va benissimo con il curry, il riso e con i dessert. Coriandolo. Questi semi agrumati sono perfetti per i sottaceti o da usare tritati nelle zuppe e negli stufati. Cumino. Una spezia saporita dal gusto pungente. È perfetta per le marinature di carne e pesce. Cannella. Dolce, fragrante e buonissima con le mele e nelle torte. Noce moscata, delicata e aromatica e deliziosa nella besciamella. E infine zafferano. Questi pistilli hanno un magnifico colore giallo e sono ottimi per il risotto. Costano più dell'oro, ma ne basta un pizzico per un risultato eccezionale. Conservatele sottovuoto in una scatola o in un barattolo di vetro. Non lasciatevi intimorire. Proprio come con i profumi, dovete sceglierle in base ai vostri gusti personali e alle vostre ricette.